Skoda Kamiq da D'Antona Auto. Milly D'Antona, direttore marketing Skoda. Beh, una scommessa che è già una vittoria, perché le caratteristiche della Kamiq danno certezze. Diciamo che questo marchio ambizioso, perché è ambizioso, in cui noi ci crediamo già da 30 anni, perché quest'anno facciamo 30 anni che portiamo avanti questo marchio, ci darà tante soddisfazioni, soprattutto adesso con questo SUV. Considerate che il marchio Skoda ha puntato nel settore SUV e B-SUV, e con il Kamiq iniziamo Kodiaq, Karoq e Kamiq, quindi con questo Kamiq che a gennaio avremo a metano, e quindi sarà una rivoluzione del crossover, perché i crossover sono pochi, noi penso che avremo una bella soddisfazione, insomma. Una bella serata, quella di stasera, aperta a belle persone, aperta a voi tutti e a tutti i nostri amici e clienti storici, a cui ci tenevamo a passare un'oretta insieme, così. L'insegna della continuità, il presente che guarda al passato e punta al futuro. Benissimo, ok. In bocca al lupo. Grazie. Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto, in un momento difficilissimo che vive l'area ionica, certamente queste iniziative imprenditoriali danno una boccata d'ossigeno all'economia e fanno ben sperare per una ripresa, per quanto dura, possibile. Assolutamente sì, è un evento assolutamente positivo, felice, all'interno di una concessionaria storica, un punto di riferimento per Taranto e per tutta la sua provincia, il lancio di un modello che, come dire, tutti siamo curiosi di poter vedere ed apprezzare, all'interno invece di un contesto che assolutamente positivo non è, perché stiamo ovviamente vivendo un momento di difficoltà, è inutile dircelo, e speriamo, come dire, che si incominci a intravedere la via d'uscita, la luce in fondo al tunnel, quindi speriamo che veramente si riesca a sbloccare la situazione, io me lo auguro veramente. Emilio Petraro, responsabile internet della D'Antona Auto SRL, abbiamo questa nuova creatura, la Skoda Kamiq. Parliamo delle caratteristiche di questa realtà che davvero sta polarizzando l'attenzione dei tarantini. E le caratteristiche di questa macchina sono davvero innovative e molto molto particolari. Partiamo intanto dalla genialata dei tecnici della Skoda, che allungando il passo della vettura, anche con 4,27 m di dimensione esterna, hanno creato un'abitabilità interna praticamente impareggiabile da nessun'altra vettura della gamma. Massimo del comfort. Sì, assolutamente, non c'è nessun SUV di queste dimensioni esterne che vanti un'abitabilità e un bagagliaio di queste dimensioni. Linee molto tese e sapientemente raccordate, gruppi ottici full LED molto molto belli da vedersi e soprattutto che garantiscono una visibilità davvero eccezionale. Un impianto di infotainment assolutamente all'avanguardia, con uno schermo 8 pollici touchscreen con connettività smartphone e sistemi di assistenza alla guida di livello 2 che ci permettono di guidare davvero con la massima sicurezza e il massimo relax. Le varie versioni? Le versioni al momento disponibili sono esclusivamente a benzina e gasolio. Quindi si parte dal 1000 benzina con una potenza di 95 cavalli per arrivare al 2000 turbo diesel che di cavalli ne ha 150. Tutte disponibili sia con cambio automatico che con cambio automatico DSG a 7 rapporti. E consumi? Consumi molto bassi, insomma parliamo del 1000 benzina, che è una macchina che tranquillamente supera mediamente 17 km con un litro. È un'ottima media. Ottima, assolutamente, probabilmente il record di categoria. E volevo poi aggiungere che a gennaio sarà disponibile anche una versione a metano di questa benzina, sempre partendo dalla base del motore 1000. Ecco, lei è un maestro nella comunicazione, ecco, una parola, una frase per far sì che chi deve acquistare una nuova auto punti sulla Skoda Kamiq.
In una sola parola è difficile da... In una breve frase, in uno slogan, in un motto. Uno slogan ce lo inventiamo, ecco, cross urban personality, quindi una personalità urbana. Marcata, bella, forte. Assolutamente, è una vettura dal design esclusivo e molto molto grintoso.